È un po' come se a Campobasso avessero vinto il primo premio della Lotteria Italia. Il biglietto numero uno dello storico concorso legato all'Epifania fa vincere 5 milioni di euro, una cifra di poco superiore a quella che è stata vinta in questo bar ricevitoria di via 24 Maggio, dove un fortunato scommettitore ha centrato un 5 più 1 all'euro jackpot. È con ogni probabilità un record per la città, mai a Campobasso era stata vinta una cifra così elevata e così anche nel resto della regione. Per la precisione 4 milioni e 243 mila euro. Ecco il momento dell'estrazione di ieri sera. Il primo numero è 30. Questa è la combinazione vincente, 6, 10, 30, 34, 41, poi gli euro numeri 7 e 10. Non è stato realizzato nessun 5 più 2, mentre i 5 più 1 sono stati 6 in tutta Italia e tra questi anche quello di Campobasso. Stamattina intorno alle 11 nel bar De Gregorio i titolari non credevano ai loro occhi quando hanno verificato la vincita. Non sapevo neanche perché non avevo controllato tutte le vincite. Non è una cosa che non capita spesso, non capita tutti i giorni. Quindi sì, soddisfazione sicuramente. Di questa vincita così grande, sì, la prima volta vincita così grande. Poi ci sono state altre vincite un po' più piccole. Ancora nessuno si è fatto vivo. Spero che insomma si farà vivo. E magari che sia una persona che si è resa conto di aver vinto, perché poi capita a volte anche che magari le vincite non vengono ritirate, quindi sarebbe veramente un peccato. Quindi insomma speriamo che al più presto riusciamo a capire chi è. Naturalmente poi non sarà diffusa la notizia perché per la privacy insomma non potrò dire chi è stato, però. Nessuna idea, almeno per ora, su chi possa essere il fortunato neomilionario in città. Difficile capire perché sono tanti i clienti che giocano, quindi non ho proprio idea di chi possa essere stato. Comunque sì, una bella soddisfazione. Anche sono cose che non capitano tutti i giorni, quindi finora ho sempre sentito di queste vincite, ma di persona o comunque in zone che frequento mai avuto modo di conoscere persone che avevano vinto appunto queste cifre così alte. E stavolta penso, insomma, spero di conoscere il fortunato che passerà un bel Natale e anche per un bel po' di anni, insomma, con una vincita così.